prima cosa più importante, c'è bisogno dell'idea. L'idea è fondamentale. Bisogna capire bene quello che vuole il regista e poi cercare di realizzare una scenografia che sia aderente sia alla storia, sia appunto alla visione che il regista ha e che sia soprattutto non banale. Insomma, in base alla storia, in base allo script, quello che c'hai, in base al regista, alla storia, tutto, cioè voglio dire, a quel punto tu devi tirare fuori tutto te stesso o quello che pensi che deve andare, che è un suggerimento per il regista e soprattutto per il Certo, film, quello è fondamentale, per cui insomma questo è il nostro lavoro. ci troviamo di fronte tutte le volte a situazioni diverse, a situazioni in cui gli elementi Ma cambiano, certo, dipende dalle dalle storie, storie, da dalle quello che cose. uno. In fondo gli attori ci hanno detto sempre che il nostro lavoro gli aiuta tantissimo. Anche Leonardo DiCaprio in Aviator, Sì, quando è certo. entrato nella sua casa costruita da te, arredata da me, tutto in tutto e per tutto, a un certo punto lui ha detto: quanto mi aiuta nella recitazione, mi è più facile interpretarlo avendo attorno un ambiente che lo rappresenta. Certo. Quindi sicuramente questo è una cosa molto importante. La scenografia non deve essere mai nuova, deve essere una scenografia che ha del vissuto. Chiaramente sono fondamentali. Deve essere qualcosa di vissuto, cioè non è, a Assolutamente. meno che uno non deve fare una casa completamente nuova, una Sì. scenografia in un posto completamente. È una cosa che, va, che è vissuta. Bisogna avere innanzitutto quello che è importante e avere la gente, i collaboratori giusti che sanno fare questo In lavoro. fondo, sì, certo, una patina può veramente cambiare la qualità della scenografia. Anche il direttore delle luci, il direttore della fotografia, sì, ha bisogno di questo, ha bisogno Certo. perché se no, voglio dire, anche il suo lavoro risulta diverso, risulta poco attendibile. Quando ero ragazzo, io ho amato subito il cinema quando avevo 8 anni, 9 anni. E io mi ricordo che rubavo i soldi nei pantaloni di mio padre di notte e andavo tutti i pomeriggi, dicevo che andavo a studiare con gli amici a casa, a studiare dopo aver fatto la scuola. E invece in realtà, anziché andavo a vedere prima un film. Se noi pensiamo a tutti i registi che abbiamo avuto la fortuna di incontrare, ognuno di loro è stato un artista ed è un artista, e quindi lavorare con gli artisti ti migliora, ti stimola. Sogni è forse quello di mettere ancora la nostra, forse se abbiamo una sensibilità, una cosa così, a servizio di progetti nuovi. Certo, io sogno sempre, devo dire, però i miei sogni sono sempre legati al lavoro che faccio, ai film, alle cose, alle storie. Tante volte mi sogno di fare dei film che ho già fatto, un po' come mi diceva sempre Fellini, che ti sei sognato stanotte? Ecco. Da quando mi dice, ma ha cominciato a dire ti sei sognato stanotte, a quel punto ho cominciato a sognare e ancora non mi sono fermato.